Sono veramente soddisfatto di questa partecipazione e sono particolarmente soddisfatto che ci siano tanti giovani. Permettetemi, prima di dire alcune cose sul tema della manifestazione, però di dire una cosa che ritengo importante per tutta la città, ma anche per tutto il territorio. Siamo solidali con i lavoratori dell'Ilva, perché vi ringrazio, perché da 6 mesi questa azienda vive una situazione di incertezza ed è ora che si trovi una soluzione che salvaguardi ovviamente l'ambiente ma anche l'occupazione. Detto ciò, ringrazio tutti i colleghi sindaci che devo dire non hanno fatto fatica a chiedergli l'intervento, perché addirittura qualcuno mi ha chiamato dicendomi guarda che vengo con la fascia, vengo con... Quindi vi ringrazio calorosamente perché so che condividono, e il fatto che siano qua ovviamente ne è testimonianza, condividono le cose che da mesi andiamo dicendo sulla sanità in Piemonte, in provincia di Alessandria e naturalmente a Novi Ligure. Ringrazio i sindacati confederali che sono qui rappresentati al massimo livello provinciale, quindi li ringrazio di cuore, perché ieri qualcuno ha detto che sono inutili, evidentemente questo qualcuno non ha mai avuto in busta paga 500.000 euro, è abituato a prendere dei milioni. Li ringrazio perché da me con loro ragioniamo su queste cose e sono convinto che da noi può partire un'iniziativa più ampia per tutta la provincia, quindi ho invito anche a loro a muoviamoci insieme per questo tema che è fondamentale per tutti. Noi abbiamo criticato già in allora, quando fu approvato quello che viene definito il piano sanitario regionale, lo criticammo perché non si vedeva in realtà un piano definito, anzi avevamo detto che questo piano, che era fatto di non di un disegno organico ma di delibere che ogni tanto venivano emanate dalla giunta regionale, era deleterio proprio perché creava incertezza e creava problemi nei diversi ospedali. Abbiamo ripetutamente cercato un confronto con la direzione provinciale, ma in particolare ovviamente con la regione Piemonte, perché non dimentichiamolo mai, la titolarità della sanità è della regione, non è di nessun altro. E quindi è la regione che deve decidere, ma è la regione che deve confrontarsi con i territori, con i diversi territori dell'ambito regionale, e naturalmente deve dare delle risposte. Abbiamo chiesto che ci venga sottoposto un piano provinciale della rete ospedaliera e dei servizi territoriali sanitari. Abbiamo avuto convocazioni che poi sono state disdette poche ore prima che fossero poche ore prima della loro realizzazione. Abbiamo ottenuto degli incontri nei quali non c'è stato detto nulla e siamo ancora qui oggi ad attendere che la regione Piemonte, che per essa la direzione sanitaria provinciale, ci sottoponga un piano sul quale discutere. Non è detto che siamo d'accordo su tutto, e può darsi invece che siamo d'accordo su tutto, però vogliamo capire qual è la logica che muove la sanità in provincia di Alessandria, quale ruolo devono avere i diversi ospedali, naturalmente partendo ovviamente anche dalla nostra piccola realtà, che comunque il Novese rappresenta 70-80.000 abitanti. Se poi aggiungiamo la parte ovadese, ringrazio per la presenza del sindaco di Castelletto d'Orba che è un extracomunitario oggi, ma lo ringrazio per la sua presenza perché è significativo che anche dall'ovadese ci sia una partecipazione a questa manifestazione. Noi abbiamo chiamato
l'abbiamo detto più volte e lo ripeto quest'oggi, che questa politica sanitaria così fatta è la politica della margherita, cioè si toglie un petolo alla volta e ogni volta perdiamo un pezzo, ma non sappiamo poi quel pezzo dove andrà a finire, se ci sarà ancora o peggio se scomparirà del tutto. E quindi questo non ci sta bene. Noi vogliamo discutere, non siamo assolutamente sciocchi al punto di pensare che non bisogna razionalizzare. Oggi la razionalizzazione l'abbiamo anche nei comuni, non è questo il punto. Il punto vero è capire che cosa si vuol fare e soprattutto che rimangano i servizi essenziali sui territori. E fino ad oggi, anzi, siamo preoccupati perché ogni tanto esce una notizia sui giornali che forse chiude un pezzettino di reparto, che forse chiude un altro pezzettino di reparto, non dico solo a noi, in generale in provincia, senza mai però avere un disegno complessivo. Fino ad oggi noi abbiamo stoppato tutte le iniziative che sembravano uscire dai giornali con la direzione sanitaria, ma non possiamo andare avanti così, non è assolutamente accettabile, così come dichiariamo già fin da adesso che non siamo contrari all'integrazione dell'ospedale di Novi con quello di Tortona. Assolutamente, non abbiamo mai detto questo, anzi nei nostri documenti abbiamo detto che siamo disposti a ragionare anche su questo, però lo ripeto, purché ci sia un piano che sia un piano credibile, scusate ma è la stagione, che sia un piano credibile e che dia al nostro territorio quei servizi essenziali. Faccio un esempio molto, molto grande, il Novi è sede di pronto soccorso del Dipartimento di Emergenza, che vuol dire che naturalmente può arriva il malato che ha subito un incidente, ha un problema grosso. Se dietro il Dipartimento di Emergenza non c'è una chirurgia che funziona perfettamente, il Dipartimento di Emergenza viene depotenziato, diciamo così, per usare un termine soft. Quindi noi vogliamo certezze e noi ci rendiamo conto, mi si permetta la polemica, che da Torino non si abbia ben chiara la situazione territoriale, anche perché noi viviamo in una provincia che attualmente è di oltre 400.000 abitanti e che va dalla Vallemme alla Val Gerrina. E allora si venga a parlare con noi, si venga a parlare con i sindaci, si venga a parlare col territorio, perché forse abbiamo qualche idea, forse possiamo anche dare dei contributi per risolvere dei problemi che altrimenti non si risolverebbero. Poi, permettetemi la battuta, un ospedale non è un camion dell'idea. Quindi quando si fa l'assessore alla sanità non si può ragionare come quando si fa il manager nell'industria. Sono due cose diverse. Qui c'è in gioco la vita e la salute dei cittadini. Quindi tutto rispetto, ovviamente, tutto rispetto per chi deve fare il suo mestiere di assessore, però ci si venga a concentrare nei territori. Concludo perché, come è già stato detto, faremo lo stesso al Forteto, perché siamo in tanti ed è giusto che anche chi non ha voluto partecipare alla manifestazione abbia il senso di quante persone sono con noi. Concludo però, permettete ancora, con due battute. Noi non accettiamo che per farci curare invece della tessera sanitaria si debba avere la carta di credito. Non l'accettiamo. La sanità deve essere pubblica. In questo Stato che l'ha sempre avuta pubblica deve continuare a essere pubblica. Io vi ringrazio molto. Lunedì avremo un incontro della rappresentanza dei sindaci con l'assessore regionale appena citato. Stranamente
questa convocazione arriva dopo che abbiamo convocato questa manifestazione. Se è così, possiamo parlare anche delle altre. Vi ringrazio tutti, adesso andiamo in corteo.